molto soddisfatto perché beh, qualche dubbio, soprattutto un po' magari sulla capacità di mettere in pratica quello che abbiamo fatto in questo mese, quasi mese e mezzo, rimane sempre il campo, la prima volta che lo sentiamo, perché finora sul sintetico, e un po' anche distanze un po' da tenere, quindi sicuramente soddisfatto, è un buon, diciamo, un buon prologo per migliorare ovviamente sempre, ma ci sono dei buoni riferimenti. Diciamo che lì è sempre, adesso non so, io quello che ho detto ai ragazzi, è proprio semplificando al massimo il calcio. Tu sbagli 4-5 gol, alcuni anche clamorosi, perché sono da vedere, clamorosi, ti fanno un'azione, noi messi male, non abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, lasciamo spazio agli altri e li becchi il gol con un'azione sostanzialmente proprio, penso, l'unica forse del primo tempo. E questo è il calcio, però questo è quello che devono imparare loro, fondamentalmente capire che stare in campo non è soltanto, sono bravo, che ne so, a fare il palleggio, a fare la giocata, vuol dire anche prevedere alcune situazioni che si possono creare. Lì era un corner nostro, abbiamo preso una ripartenza quando io ho detto chiaramente alcune cose che devono essere fatte sulle ripartenze, ma questo vuol dire che loro hanno bisogno di crescere, questo hanno bisogno sia quelli che devono fare i gol, perché è la cosa fondamentale, sia ovviamente dietro quelli che devono comunque contenere e, ripeto, magari in qualche modo rallentare anche l'azione avversaria. No, si è vista sì, soprattutto bene alcune giocate, insomma, anche poi tanto di cappello all'allenatore che comunque l'ha sempre sforzati a giocare, nel senso, quando ha visto tutte le palle che volavano ha cominciato a gridare, a dire no, giochiamo al pallone, facciamo quello che sappiamo fare. Evidentemente dietro c'è un settore giovanile diverso, c'è una, a meno visto sul campo, proprio un percorso diverso, quindi questo io ovviamente ne traggo i risultati utili, ma devo ovviamente aggiungere tanto in più, insomma, ecco, questo però è un buonissimo punto di partenza per noi sicuramente. Ma adesso non ho visto i risultati, non ho visto risultati molto eclatanti. Noi siamo sempre lì perché poi è figlio un po' di tutte le tradizioni che spesso i campionati li vinci nei derby, nel senso che poi alla fine per vari motivi si aggiungono delle cose che non sono calcio a volte, ma sono altre cose, e a volte si è rischiato di perdere un po', aggiungere una tensione sbagliata, di perdere un po' la tua capacità di giocare a pallone. Alla fine noi qua dobbiamo giocare a pallone contro chiunque. Poi adesso, come adesso mi sembra un po' prematuro, potrebbe essere che i derby è lì dove noi capiamo se siamo squadra, se siamo in grado anche di tenere appunto questa tensione che si aggiunge normalmente per vari motivi. No, ma è successo, è stata una bella partita, abbiamo preso quel gol alla fine del primo tempo che aveva messo un po' in bilico la gara, poi è andata bene che il secondo tempo fatto sti tre gol e abbiamo vinto. Poi il mister ci ha caricato a fine primo tempo e siamo entrati con la giusta carica e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Secondo e terzo sono un po' fotocopia, un bel tiro fuori area nel 7, due bei gol, diciamo. Sì, il mio ruolo è esterno basso, però posso fare anche l'alto, cioè posso essere intercambiabile tutti e due i ruoli. Ma per me siamo una bella squadra, possiamo puntare in alto.